Cosa dobbiamo dire? Allora, ragazzi, Ci viene facciamola sto dubbio, breve io perché posso dire comunque sì. poi portarla per le lunghe non ha neanche tanto senso. Come suggerisce il titolo, ho dichiarato stamattina, quando ho registrato per l'appunto il video pool di Iris nella versione giapponese, ho dichiarato la mia intenzione di distaccarmi da quello che è appunto Opera Omnia come contenuto. È una scelta che in realtà non Come pensavo sei di prendere. venuto? Ci ho sempre riflettuto un po' su. Non è la prima volta che, tra l'altro, ripeto, tra me e me, il Ha fatto di parlato di tutto abbandonare con il Iris? progetto di Opera Omnia e abbandonare tutto il lavoro che ho fatto su Opera Omnia. Non è la prima volta che succede, l'ho detto spesso e volentieri, solo che poi, per come sono fatto io come persona che cerca sempre di mantenere la parola data, che cerca sempre di impegnarsi in quello che fa, cerca sempre comunque di trovare anche delle soluzioni a tutto quello che ovviamente fa. Questa volta basta. Cioè, questa volta ho proprio preso la decisione di mandare fondamentalmente tutto a puttane, perché, per dirlo in maniera semplice, perché non mi sento più stimolato. Ve lo dico veramente col cuore in mano. Opera Omnia purtroppo da un punto di vista è diventato estremamente noioso e su questo penso che non si possa dire nulla perché effettivamente il gioco è noioso e su questo devo essere io il primo a dire che è vero, anche perché io giocando la versione giapponese addirittura ho il problema accentuato di più dal fatto che abbiamo praticamente un evento alla settimana. E voi sapete benissimo che un canale, se vuole andare avanti, soprattutto un canale Twitch, parliamoci chiaro, non può sperare di fare dei contenuti una volta alla settimana solo perché c'è appunto l'evento o solo perché c'è quello che c'è su Opera Omnia. È vero che comunque Opera Omnia per tanti anni è stato il mio punto centrale. Ed è stato probabilmente il mio punto fermo del canale, dove anche comunque abbiamo fatto dei bellissimi record, abbiamo fatto dei bellissimi traguardi, dove addirittura una volta abbiamo raggiunto i 100 spettatori, se vi ricordate, quando abbiamo fatto la reaction del primo Global First, quando era stato annunciato. Quindi abbiamo preso comunque tantissime soddisfazioni, io in primis. Ho ricevuto tantissime soddisfazioni, anche essendo praticamente l'unico content creator che trattava Opera Omnia in questo modo, cioè così come ho sempre trattato Opera Omnia io, quindi nella maniera più seria possibile, nella maniera quasi didattica nel modo di spiegare le cose, ma perché a me piace fare questo tipo di cose. Non ho mai fatto questo per dimostrare di essere migliore rispetto a qualcun altro, come molti pensano. Non ho mai fatto questo solo per dire io sono meglio e tu invece fai schifo, come pensano tanti altri. Ho semplicemente fatto quello che ho fatto su Opera Omnia e su come ho trattato ovviamente Opera Omnia, semplicemente perché mi andava di farlo. Il gioco mi è piaciuto, il gioco mi è sempre piaciuto, mi sono sempre divertito a trattare anche gli argomenti di Opera Omnia. Ormai questa cosa purtroppo non c'è più. Questa cosa ormai non mi rispecchia più, perché vedo dai video, vedo dalle interazioni, vedo dalla chat, vedo anche dai commenti su YouTube che l'interesse sta lentamente scemando. Purtroppo me ne rendo conto, è una cosa che uno dice che solitamente quando fai una cosa per passione o comunque quando fai una cosa semplicemente perché la vuoi fare non stai a guardare i numeri, ma in un lavoro del genere o comunque quando stai effettuando un lavoro del genere i numeri, anche se non sono fondamentali, comunque contano. E quando tu vedi comunque una diminuzione drastica di interazione, di visualizzazione, di percezione anche di divertimento nel gioco, credo che sia la volta buona di fermarsi e dire ne vale effettivamente la pena? Ecco, questa domanda me la sono posta più volte e quando ti poni questa domanda più volte,
significa che c'è qualcosa che non va. Sicuramente io ho i miei difetti, perché come mi ha scritto qualcuno oggi, ovviamente mi ha detto ma se non fai più Opera Omnia, per che cosa dovremmo seguirti? È lecita una domanda del genere, però dall'altro lato, se io mi metto in gioco e io mi metto in mostra per tenere su un canale, non lo faccio solo ed unicamente per Opera Omnia, lo faccio perché mi piace creare un contenuto che sia digitale e mi piace anche il fatto di poter condividere quella che è la mia passione. Quindi se io non sono in grado di condividere la mia passione, se io non sono in grado di intrattenere, perché comunque sono anche cosciente del fatto che non tutti possono fare le stesse cose, perché altrimenti sarebbe troppo bello, bisogna fare un passo indietro. Bisogna fare un passo indietro, perché quando si costruisce un canale, si costruisce un canale sulla propria persona. Il contenuto è ovviamente una motivazione per il quale tu segui ovviamente un content creator, perché altrimenti non si chiamerebbe così, ma dall'altro lato esiste anche la componente empatica, esiste comunque la componente umana del fatto che tu stia seguendo quella persona. Cioè, io tanti canali che seguo, o comunque gli unici canali italiani che fondamentalmente seguo, di quelli grossi, non li seguo perché fanno il contenuto che piace a me. Io li seguo perché mi piace il modo in cui trattano quegli argomenti, apprezzo la persona che c'è dall'altro lato e la supporto in quella che in quello che fa. Questa cosa nei miei confronti non è riuscita, non è nata, non sono stato in grado io possibilmente di farla nascere, perché non credo che sia colpa ovviamente di chi c'è dall'altro lato. La colpa in primis è da attribuire a se stessi. Io sono dell'opinione che se non si riesce a fare qualcosa, se non si riesce a creare qualcosa, la colpa è unicamente di chi c'è dall'altro lato. Potrò anche essere io che non sono in grado di intrattenere, che non sono in grado di trattare gli argomenti così come magari vogliono essere trattati, anche perché tante tante volte mi è stato detto che i miei video sono lunghi, mi è stato detto che bisognava fare i video più corti, però nel momento in cui poi faccio i video più corti sono troppo corti, quindi metto i timestamp all'interno del video per evitare di annoiare le persone, però le persone non vedono i timestamp e quindi non ci capiscono un cazzo. Comunque, morale della favola è che ovviamente non si può accontentare tutti. Questa è una legge cosmica. Voi scrivete pure tranquilli, ragazzi, che dopo recupero la chat e vi rispondo pure. Però prima voglio concludere il mio discorso in modo tale che poi lo posso caricare interamente su YouTube, proprio per spiegare qual è il mio stato d'animo al momento. Detto questo, ovviamente, la cosa che probabilmente mi ha più ferito anche nel corso degli anni sono anche le parole delle persone che mi hanno seguito, perché le persone con le parole sono veramente brave. Sono veramente brave perché ti dicono ti stimo, hai fatto un grandissimo lavoro, di qua, di là, però poi nel momento reale dove io stesso chiedo un feedback, io stesso chiedo un commento per capire se c'è qualcosa da migliorare, se c'è qualcosa da non migliorare, se c'è qualcosa da poter fare per poter... niente, vuoto totale, completamente menefreghismo da parte della gente. E non sto parlando di soldi, non sto parlando di visual, non sto parlando di sub, non me ne frega un cazzo. Ho sempre detto che io faccio quello che faccio e prendo quello che prendo, quel poco che prendo, solo perché credo di meritarlo. Nel momento in cui io stesso soffrirò della sindrome dell'impostore, ve lo farò sapere. Ma per il momento io tutto quello che ho fatto credo di essermelo meritato, per il lavoro che ci ho messo, per la fatica che ci ho messo, per il contenuto che ho creato, perché in Italia, così come anche all'estero, non sono tutti capaci di creare un contenuto del genere. Potrei anche essere pesante, potrei anche peccare di vanità in questo caso, però so per certo che se io faccio una cosa cerco di farla al meglio delle mie possibilità. E per quanto riguarda Opera Omnia, ho sempre dato il massimo della mia creatività, ho sempre dato il massimo del mio lavoro, ho sempre dato il massimo di tutto quello che ovviamente sono riuscito a creare in questi anni. I numeri, che non sono alti, ma per un canale interamente italiano che tratta Opera Omnia, per me sono oro colato.
sono anche diventato, senza volerlo, probabilmente un punto di riferimento anche per la community italiana di Opera Omnia, che comunque io ringrazio da un lato per chi mi ha supportato e per chi effettivamente ha creduto in me per quanto riguardava questo progetto. Però ragazzi, basta, cioè sono arrivato al punto che mi sono reso conto da solo che la fatica che io metto dietro alla realizzazione di un video, alla realizzazione di un qualcosa prodotta per quei 3-4 gatti che seguono ancora i miei video, non ne vale la pena. Riprendo ovviamente il commento che mi dice: se tu non fai video su Opera Omnia, perché cosa dovremmo seguirti? Beh ragazzo mio, la porta è aperta, puoi andare tranquillamente a seguire gli altri content creator stranieri. Anche perché un'altra cosa che mi ferisce giorno dopo giorno è il fatto che, nonostante io mi sbatta il culo letteralmente per creare informazione in italiano, cosa che nessuno ha fatto, perché se c'è una cosa che l'italiano è bravo a fare è parlare, ma senza rimboccarsi le maniche e fare effettivamente qualcosa. L'unica cosa che sono in grado di fare gli italiani è quella di criticare l'altro, criticare il prossimo, sentirsi migliore del prossimo nei gruppetti Facebook, nei gruppetti WhatsApp, nei gruppetti Telegram, facendosi passare per il guru di sto cazzo. Quindi, cioè, quella è la cosa che a me dà fastidio. Mentre invece qualcuno che si prende la briga di metterci la faccia, di metterci il contenuto, di fare un qualcosa che tenda ad aiutare la community italiana e tenda ad aiutare i giocatori italiani, viene preso come uno sbruffone e quindi viene ricoperto di merda e praticamente viene messo da parte a discapito di gente straniera che non sa neanche di che cosa sta parlando. Però esce un nome come Element Lockout e praticamente crea il finimondo. Chiusa questa parentesi, perché questa comunque è una parentesi, la cosa che mi ha ferito di più durante tutti questi anni è il fatto che la gente pretende ovviamente che io sia sempre disponibile, pretende che io continui a fare un qualcosa senza dare niente in cambio. E non sto parlando di soldi, di visual, di like, no. Io parlo di rispetto, perché se io faccio un qualcosa che a te possa andare bene o non possa andare bene, intanto ringrazi colui che si sta prendendo la briga di fare quella cosa per te. Perché se io faccio quella cosa per te, anche se tu dici non è obbligatorio che io ti debba ringraziare, benissimo, ma allora non cagarmi il cazzo. Cioè, è diverso il discorso. Cioè, se io sto facendo un qualcosa e ci sto mettendo la faccia nel fare qualcosa, se tu non vuoi apprezzarla, non sei obbligato ad apprezzarla, sono d'accordo. Però non sei neanche obbligato a buttare merda su quella cosa. Perché non sei obbligato a buttare merda su quella cosa. A discapito magari di un content creator straniero che non sa un cazzo di quello che dice e che viene osannato solo perché fa vedere due numeri in croce, fa vedere un setup, fa vedere quello che è. Quindi questa è la cosa che comunque nel tempo mi ha ferito. Senza considerare il fatto che probabilmente la cosa che mi ha veramente leso l'anima è il fatto del menefreghismo. Io ho gente su Discord che con me presente e con i video presenti all'interno di Discord, dove ovviamente ci sono le notifiche e c'è tutto, si mettono a dire: ah, ma cosa fa questo personaggio? Ah, ma qual è il kit? Lo devo pullare questo personaggio oppure non lo devo pullare? Cioè, è una cosa che comunque a me mi ha lasciato durante gli anni perplesso. Perché, scusami, cioè tu all'interno del mio server Discord, dove ci sono i miei video, c'è tutto quello che puoi avere a portata di mano, anche il canale a portata di mano, e mi vai a dire queste cose. Ma anche in vocale, c'è gente che in vocale stessa, quando io mi aggrego alla chat vocale, delle volte me ne esco sconsolato, perché veramente preferisco evitare a volte anche di commentare quello che sento, di gente che è completamente menefreghista dal punto di vista mio personale, e sinceramente io queste cose non le tollero, non le accetto. E non le accetto perché basterebbe semplicemente informarsi, basterebbe semplicemente fare anche una piccola ricerca e trovare le cose
a portata di mano, perché quando conviene le cose le sapete trovare. Quando vi conviene le cose le sapete trovare. Quindi non venitemi a prendermi in giro del fatto: ah, ma io non so fare questo, io non so fare quello, io non sono capace, io sono incapace. Perché quando vi conviene le cose le sapete fare. Quindi non prendetemi per il culo, perché proprio non ci siamo. Io sono stato sempre zitto, non ho mai avuto modo di sfogarmi da questo punto di vista. Ho sempre tenuto tutto dentro, ho sempre cercato comunque di mantenere il mio... ho sempre cercato di essere come dire, composto, posato nelle risposte e nelle cose che comunque ho sempre detto. Ma adesso mi sono letteralmente rotto i coglioni. E c'è un antico detto, che dice appunto che le cose si apprezzano quando si perdono. Quindi probabilmente adesso che io ho finalmente preso questa decisione di distaccarmi da Opera Omnia, probabilmente tutto quello che ho fatto sarà apprezzato. Un pochettino come quando la gente muore. Come quando la gente muore, che praticamente tizio X fino al giorno prima era un pezzo di merda, era uno stronzo. Nel momento in cui muore, ah, salutava sempre, era una persona incredibile, era buonissimo, era generoso. Esattamente la stessa cosa. Ora, nel momento in cui io morirò, ovviamente su YouTube o su Twitch, quello che è, probabilmente le persone si ricorderanno di quello quando non ci sarà più. Perché alla fine succede sempre questo. Io da un lato lo spero. Io da un lato lo spero, perché chi magari prenderà il mio posto, chi avrà il coraggio, perché qua si tratta di avere coraggio, di prendere in mano quello che ho preso io per tutti questi anni, probabilmente verrà apprezzato più di me. E probabilmente verrà supportato anche da un punto di vista empatico più di me. Per il momento non succede, perché tanto non succede, perché sono sicuro che non succede, figuratevi se qualcuno ha il coraggio di mettersi in mostra e di fare le stesse cose che ho fatto io. Non penso proprio che esistano in Italia persone del genere, perché come ho detto prima, gli italiani sono bravi soltanto a parlare da dietro la tastiera e fare come i vecchi al cantiere, dirigere i lavori senza sporcarsi le mani. Quindi, quindi diciamo che lo status italiano è questo. Io in questo non mi ci sono mai rispecchiato, e infatti, come ho sempre detto, io mi sono rimboccato le maniche, ho fatto quello che volevo fare, però da questo momento in poi il gioco non vale più la candela. La cosa che invece volevo comunque rassicurare quelli che appunto non seguono me perché sono io come persona, ma seguono solo il contenuto che faccio, le live Square Enix, ovviamente mensili, le continuerò a seguire, perché comunque in un modo o nell'altro Opera Omnia per me è un gioco che mi ha dato tanto, quindi io continuerò fino a quando, cioè continuerò a giocare fino a quando non chiuderà effettivamente il server. Quindi per quanto riguarda l'appuntamento mensile della live Square Enix, io sarò presente, la guarderò, la commenterò, darò anche una mia opinione per quanto riguarda il calendario, eccetera eccetera. E per quanto riguarda anche la rubrica dello Puglio lo passi, che essendo un video mensile non mi ruba così tanto tempo, continuerò a produrlo. Quindi avrò modo di poter comunque produrre soltanto questi due lavori, ovvero il recap della live stream, se mi passa per la testa, anche perché delle volte il recap non frega niente a nessuno. Poi vengono a chiedere: ah, ma quando esce Tizio, quando esce Caio, quando lo portano quello, quando è questo evento. Però nessuno si informa, nessuno sa le cose, e quindi poi ritorniamo al discorso di prima. E probabilmente il Lopullo lo passi e il recap della live Square Enix continuerò a farli, perché sono comunque dei video che non mi portano via tanto tempo, li riesco a preparare in una giornata. Quindi ecco, per esempio Savio è un altro che di quelli che gli interessa soltanto del video, non gli interessa effettivamente la mia persona, quindi va bene così. E niente, queste erano le uniche cose che volevo dire. Quindi se ovviamente seguivate il canale per
le analisi dei personaggi di Opera Omnia, potete tranquillamente levare il segui, potete tranquillamente levare tutto quello che vi pare e piace, tanto non cambia la situazione, perché tanto, parliamoci chiaro, se non faccio Opera Omnia sul canale di Twitch siamo praticamente 4-5 persone al massimo, se tutto va bene, quindi non mi stupirei neanche più di tanto. Ho anche pensato di aprire un canale Twitch a parte proprio, per evitare comunque di affiancare il mio nome a Opera Omnia, perché altrimenti sarebbe una sorta di cosa tossica nei miei confronti, però boh, non so se effettivamente riuscirò mai a fare questa cosa, non credo che comunque la farò mai. Poi per il resto non so se effettivamente c'era qualcos'altro che volessi dire. Il discorso della noia del gioco ovviamente l'abbiamo trattata, ed effettivamente è così, perché anche io stesso ovviamente ho fatica nel creare un contenuto, e ho fatica anche nel portare comunque del contenuto su Opera Omnia. Infatti sono costretto ad aspettare i giorni dedicati agli eventi, perché altrimenti non posso fare completamente niente. Per cui non biasimo la gente che ha quittato Opera Omnia per una questione di noia. Io, le uniche persone che ovviamente mi feriscono sono quelle che, nonostante in tutti questi anni abbiano avuto le informazioni a portata di mano, non hanno teso la mano sul mouse e fare un click, semplicemente per una questione di svogliatezza o per una questione di anche repulsione nei confronti anche miei. Però purtroppo il mondo gira su simpatie e antipatie. Delle volte scherzo dicendo che fossi stato comunque una donna o avessi avuto le tette in mostra, forse avrei dato più contenuto, perché oggettivamente parlando ormai di moda va questo, perché di moda va questo purtroppo, è un dato di fatto, basta girare un pochettino Twitch per rendersene conto. E la cosa è anche molto triste, perché è una cosa molto triste anche questa realtà, purtroppo. Però purtroppo sono nato maschio, ho il pisello, quindi su questo non vi posso aiutare. Potrei comprare quelle finte, però non credo che si adatterebbero al tipo di persone che sono io. Però a parte gli scherzi è stato un bel cammino, ripeto, tante soddisfazioni grazie a Opera Omnia le ho avute, tante cose belle che ovviamente sono riuscito a produrre sul canale le devo soprattutto ad Opera Omnia. Però sappiate benissimo che se prima c'erano dei contenuti, ogni volta che usciva un personaggio, ogni volta che usciva un evento, ogni volta che usciva una cosa, questa cosa non la vedrete più, perché ripeto, non ne vale la pena per tutto il lavoro che faccio, per tutte le robe che ovviamente produco, non ne vale la pena. Ovviamente non sto qui a dire che bisogna necessariamente apprezzare qualcosa che si fa, cioè non sono il tipo che comunque deve obbligare la gente a seguirmi perché faccio X o Y, perché tecnicamente non dovrebbe nascere neanche questo discorso. Quando uno si affeziona al canale si affeziona di più alla persona che al contenuto. Io a quanto pare mi sono fatto voler bene, tra virgolette, perché questo non è voler bene, ma è creare un interesse nella mia persona per il contenuto che ho prodotto e non per quello che sono io. Ne prendo atto, dopo tempo ne prendo atto. Mi dispiace da un lato, perché il mio intento da sempre è stato quello di creare una community che potesse raggrupparsi per passioni comuni e non per una passione comune. Cioè non solo per Opera Omnia. Il mio intento era quello di creare una community che potesse stare unita e che potesse interagire insieme per altre cose anche quando ho portato altri progetti che non sono stati inculati di pezza. Questa cosa giustamente mi ha ferito particolarmente, mi ha ferito tante volte.
Quindi da questo momento in poi io lo dico tranquillamente, senza giri di parole, non adotterò più una schedule fissa per quanto riguarderà il canale Twitch. Farò solo ed unicamente quello che mi piace. Basta, non cercherò più di accontentare i gusti degli altri, o comunque non cercherò di accaparrare le simpatie degli altri in modo artificiale. Chi vorrà ovviamente passare una serata in compagnia saprà benissimo dove trovarmi. Tutti quanti gli altri potranno tornarsene a fanculo da dove sono venuti, perché a questo punto, ragazzi, mi dispiace essere aggressivo e mi dispiace da un lato anche essere cattivo in questo modo, ma sono abbastanza avvelenato. Ovviamente non è colpa di tutti. Non è una cosa che io riverso sugli altri. Però per proteggere me stesso e per proteggere ovviamente anche quello che faccio, da questo momento in poi alzo le barriere. E se prima avevate conosciuto un Joe più disponibile, aperto, simpatico anche da alcuni punti di vista, adesso questa cosa non esiste più. Adesso capisco perché comunque tanti canali tendono ad avere un distacco nei confronti della gente che li segue e tendono ad avere appunto questo rapporto freddo a volte con le persone che le circondano, proprio per evitare di scottarsi così come mi sono scottato io. Anche perché probabilmente un mio difetto essere credulone e buono da questo punto di vista, perché io spero sempre nell'essere umano, cerco di avere sempre fiducia nell'essere umano, però ogni giorno che passa mi rendo conto che l'essere umano è una merda, e non inteso merda come razza, ma una merda intesa come empatia, come anima. L'essere umano non ha anima. Non ha anima. E ne sono sempre più convinto. Sono sempre più convinto che non esista un'anima, a differenza di quello che può dire la religione cattolica, ma esista soltanto un mero interesse. E questa è probabilmente la cosa che mi fa più male al giorno d'oggi. E penso che di meglio non si possa effettivamente avere. Perché di meglio penso che non si possa effettivamente avere. Purtroppo la situazione è questa. Comunque, basta, non ho nient'altro da dire. Quindi, se vi interessa, ovviamente, almeno a quelli a cui interessa soltanto il mio contenuto, interessa soltanto quello che produco su YouTube, state tranquilli che il Lopullo lo passi per il momento rimane valido. Anche il recap della Live Square Enix rimane valido. La Live Square Enix la seguirò in live su Twitch, rimarrà comunque un appuntamento fisso, dato che è un appuntamento fisso mensile. Per quanto riguarda invece le live di Opera Omnia, per quanto riguarda gli eventi come quello di stasera o gli eventi in generale, così come li ho portati e li ho trattati le scorse volte, probabilmente non li vedrete più. Adesso ritornerò a giocare Opera Omnia per me stesso, così come facevo tanti anni fa. Probabilmente mi divertirò anche un po' di più a giocarmi Opera Omnia per conto mio. Registrerò le Shiryu, perché quello non mi pesa niente, quindi registrare la Shiryu per poi ricaricarla su YouTube non mi costa nulla, dato che devo comunque farla, quindi farla registrandola o farla senza registrare per me non cambia nulla. Quindi le uniche cose che ovviamente si andranno ad annullare sul canale saranno le analisi dei personaggi, le analisi degli eventi, le analisi di tutto quello che ovviamente trattavo prima, e basta. Cioè, fondamentalmente penso che come taglio sia un grandissimo taglio per me, per il lavoro che intendo fare, e soprattutto sarà un grandissimo taglio anche per chi mi segue, e che spero magari in futuro possano apprezzare di più quello che hanno quando lo possiedono e non quando lo perdono. Io veramente da un lato spero
da un lato spero che la community in generale possa rimpiangere il lavoro che ho fatto io, se mai qualcuno, ripeto, avrà il coraggio di mettersi questo zaino sulle spalle e portare avanti il mio progetto. Io da un lato me lo auguro, tant'è che ho sempre detto che se ci fosse stato un altro canale italiano che avesse iniziato a trattare Opera Omnia così come la trattavo io avrei quittato. Io avrei letteralmente quittato. E questa cosa non c'è stata, però quitto lo stesso perché mi sento di doverlo fare. Quando non ci sono gli stimoli, quando non ci sono più, diciamo, incentivi per continuare a lavorare, credo che sia la cosa migliore fermarsi e pensare un po' di più a se stessi e meno a quello che vorrebbero egoisticamente gli altri. Quindi io con questa riflessione chiudo il mio motivo e le mie motivazioni per il quale, anzi per le quali, quitto, tra virgolette, quitto Opera Omnia. Ora ovviamente andrò a leggere la chat, vediamo un pochettino di argomentare anche quelle che sono le vostre idee, quelle che sono le vostre, diciamo, le vostre considerazioni su tutto ciò, e per il resto basta. Quindi se vorrete comunque ancora essere parte del canale, siete i benvenuti. Io non ho rancore né tantomeno fastidio nei confronti di nessuno, però sappiate che da questo momento, se sarò più distaccato nei commenti o comunque sarò più distaccato in generale come persona, ovviamente non venitemi a rompere i coglioni, perché sapete benissimo la motivazione, e se non la sapete guardatevi il video che tra l'altro caricherò poi su YouTube e avrete modo di rispondere alle vostre domande.